Ciao ragazze, benvenute sul canale. Allora, video dei top e flop del periodo. È da tempo che non facevo questa tipologia di video. Allora, vi dico subito che sono quasi tutti top. Anche il flop non è proprio flop al 100%, è un nì. E inizio subito nella categoria viso e vi voglio far vedere questa acqua micellare che sto adorando e che sta arrivando quasi al termine di Giada. Della linea Renaissance, non so se la pronuncia è esatta, io ho preso la versione anti-age per pelle matura. Allora, io ho una pelle matura, non è secca, però per quanto riguarda l'acqua micellare preferisco utilizzare delle formulazioni un pochino più delicate o un pochino più ricche. Infatti questa contiene acido ialuronico, bacche di goji, fico d'India, tè verde, lavanda e aloe. E mi sta piacendo tantissimo, ragazze, davvero davvero tanto. Strucca alla perfezione gli occhi, la bocca, il viso. Gli occhi li strucca benissimo, anche meglio di un bifasico, ragazze. Già, non pensavo, davvero non pensavo. Io solitamente durante il periodo estivo prediligo utilizzare le acque micellari per lo struccaggio d'inverno e il latte detergente. Questa è un'acqua micellare che sicuramente riacquisterò. Più là sicuramente la riacquisterò. Adesso ne ho comprata un'altra di un'altra marca, insomma, che poi vi farò sapere come mi ci troverò. Ma questa davvero per me è il top, cioè non mi arrossa poi assolutamente gli occhi una volta, diciamo, struccati. Lascia la pelle super morbida. Io dopo comunque vado sempre a risciacquare con un detergente il viso. Ma devo dire che davvero mi ha stupita positivamente, cioè molto 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 buona. Questa è proprio la numero uno dei top di questo video, ecco. Poi il passaggio successivo che faccio con il detergente lo faccio con questo prodotto che mi sta piacendo tantissimo. Non è tanto, saranno un paio di settimane che ho iniziato ad utilizzare questa mousse viso di Cetaré della linea Purify. Mousse detergente dermopurificante. Allora, io adoro utilizzare le formulazioni in mousse, perché comunque sì, in mousse o in gel, però le mousse le preferisco, insomma. E questa in particolare della linea Purify, appunto, dermopurificante. Avevo paura che andasse ad arrossare o essere un po' aggressiva per il viso. Devo dire che assolutamente no. Fa una soffice schiuma, è molto 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 delicata. Ha un profumo, ragazze, sembra il classico dopo barba da uomo, quindi è una profumazione molto molto fresca, molto buona. E poi mi piace proprio come lascia il viso, che lo lascia sì, deterso, pulito, ma assolutamente elastico. Cioè non sentite la pelle che tira, è davvero un ottimo prodotto. Stando sempre sulla linea Purify, che per adesso mi sta piacendo perché due prodotti su tre li sto amando, vi voglio segnalare questa maschera scrub 2 in 1, che questa è la terza confezione che acquisto. Mi piace molto perché è una maschera che voi tenete in posa da 10 minuti, però contiene anche dei microgranuli. Quindi una volta andate a sciacquare questa maschera, bagnate le dita e andate a fare un massaggio. Quindi fate sia l'effetto maschera, sia l'effetto maschera tenendo in posa e quindi purificante, sia l'effetto levigante scrub facendo lo scrub a fine trattamento durante il risciacquo. E questa è una maschera top, ragazzi, cioè vi leviga la pelle, ve la purifica, cioè avete proprio la sensazione dei pori che sono liberati, sono puliti in profondità, è una buonissima maschera. Adesso col periodo caldo preferisco non andare ad aggredire, non è forte come maschera, però considerando che ho diverse impurità mi sono venute, un po' per il caldo, un po' per gli ormoni durante il ciclo, eccetera, eccetera. Non la voglio stressare ulteriormente, però questa è una di quelle maschere che vanno sempre tenute da parte, che non bisogna mai rimanere senza perché sono davvero ottime per la pelle impura, insomma. Poi un prodotto che non pensavo assolutamente, cioè non pensavo niente di positivo, magari perché so che costa poco, è un prodotto di Alverde. Allora, questo è il contorno occhi all'ibisco. Non mi ricordo quando l'ho pagato, sui 6 euro sicuramente.
è una confezione da 15 ml, un tubetto, eccolo qua. Questo è specifico per l'età dai 30 ai 45 anni. Pensavo fosse un contorno occhi delicato, leggero, da giorno. Invece devo dire, ragazze, che io lo sto utilizzando sia la mattina che la sera, e anche la sera mi sta piacendo. Cioè, ne metto magari un pochino di più per la sera. Vabbè, adesso è inutile che vi faccio vedere la cremina bianca, insomma, che si spalma molto facilmente, non fa scia bianca. Però lo sentite proprio corposo, lo sentite corposo sulla zona del contorno occhi. E la sera ovviamente ne vado a mettere uno strato un pochino più abbondante, e la mattina anche lo sguardo è bello riposato, luminoso, disteso. La mattina ne utilizzo un pochino di meno, ma è un ottimo contorno occhi, davvero ottimo, ottimo, ottimo. Non ho provato altri contorno occhi di Alverde, ho provato solo questo perché ne avevo sentito parlare bene da una ragazza, non mi ricordo chi. E quindi posso solo che consigliarvelo, davvero ottimo. Poi, prodotto flop. E mi dispiace molto dire che è un prodotto flop, perché io questa marca la adoro. Quasi tutti i loro prodotti che ho utilizzato, e ne sono davvero tanti, non ne dico tutti, ma sono veramente tanti, mi sono trovata bene con tutti i loro prodotti. Solo con questo, no, non tantissimo. Vi parlo dello struccante bifasico di Eterea. Io lo utilizzo per il contorno occhi, ovviamente, il bifasico. Venivo da struccaggi perfetti e super top con l'acqua micellare di Giada, che vi dicevo prima. Ho provato questo per avere qualcosa di più specifico per struccare il contorno occhi. Ragazze, allora, per essere un bifasico mi strucca meglio l'acqua micellare di Giada, primo di tutti. Devo andare a strofinare diverse volte e già la cosa non mi piace. E in più, una volta sciacquato, diciamo, il prodotto, rimane molto la patina oleosa, e vabbè, è un bifasico, un pochino ci sta. La cosa che proprio non riesco più ad utilizzarlo, sicuramente lo proverò quando farà un pochino più fresco, non so se può dipendere da questo, è che i miei occhi cominciano a lacrimare tantissimo, ragazzi. Cioè, dopo che mi sono struccata, vado a guardare magari un film, qualcosa, io non riesco perché prima di tutto io ho proprio la patina appannata sull'occhio, che non riesco a mandare via, nonostante risciacquo su risciacquo. E poi non è che mi pizzica, non brucia assolutamente, però l'occhio a me lacrima di continuo, un lacrimare continuo. E ho provato diverse volte e continuo sempre a farmi questo fastidio. Più o meno sono arrivata qui perché l'ho fatto provare anche una mia amica, adesso infatti sono molto curiosa di sapere come ci si trova lei, per vedere se è una cosa mia oppure se è proprio il prodotto che dà questo problema, ma non ne ho sentito parlare male in giro di questo prodotto, quindi magari proverò a vedere quando le temperature si sono un pochino abbassate se era un problema magari di eccessivo caldo, non lo so, però sicuramente gli darò un'altra chance perché mi dispiace, ecco. Veniamo ai prodotti corpo. Allora, i prodotti corpo amo tantissimo, mi sono innamorata di un campioncino e l'ho dovuto assolutamente acquistare, l'Infusion Blank di Madara. Questo è questa è la versione gelsomino, non mi ricordo, italiano, non c'è scritto, mi ricordo che era il gelsomino e qualcos'altro, va bene, perché non so che cos'è questa cosa qui scritta sotto, va bene. E è un formato da 300 ml, l'ho pagato in sconto su Nuvole Blu. E mi piace tantissimo la profumazione e la delicatezza. Io lo utilizzo come bagnoschiuma, questo è adatto anche per il viso, però principalmente io lo utilizzo come bagnoschiuma. Durante il periodo estivo io solitamente acquisto il balsamo detergente di Bioficina Toscana, perché essendo cremoso d'estate comunque sia ci si lava molto spesso, la pelle si può seccare un po' di più, e questo prodotto lo va a sostituire totalmente. Io ormai sono diversi anni che utilizzo il balsamo detergente di Bioficina, sì, mi ci trovo bene, però volevo magari cambiare, e questo è un ottimo, ottimo sostituto. Quindi, per farvi capire il genere, diciamo, del prodotto, deterge, ha un profumo pazzesco, ragazze, cioè, mi sono totalmente innamorata, è delicato, deterge bene, fa anche una bella schiuma nonostante in crema, adoro, adoro tantissimo.
Poi, sempre parlando del corpo, mi sta piacendo tantissimo, sono arrivata più o meno penso a metà. Questo scrub, questo body scrub alla lavanda di Uthegram. Questi prodotti di Uthegram, sinceramente, di questi prodotti non ne ho sentito parlare molto in giro. Solitamente su Ecoverde si parlava molto dei prodotti per capelli, gli shampoo, i balsami, insomma, di Uthegram. Questi prodotti per il corpo, sinceramente, non ne ho sentito parlare, però ero curiosa, visto considerato che con gli shampoo mi ero trovata abbastanza bene. E devo dire che questa linea alla lavanda, che ha fatto anche il sapone mani liquido, che è ottimo. E questo scrub mi sta piacendo tantissimo, è uno scrub cremoso, la base è cremosa, faccio vedere, eccolo qua, ha dei granelli molto sottili, di per lì sembri che non scrubba, invece ragazzi, a parte profumo di lavanda, top ragazzi, cioè a me piace tantissimo, poi è una lavanda delicata, non è una lavanda di quelle forti che danno mal di testa, no, proprio è molto molto leggero, neanche si vedono i granelli, però devo dire ragazze che subito dopo aver risciacquato la pelle, notate che la pelle è super 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 morbida, liscissima, per niente irritata, aggredita, assolutamente no, morbida e liscia e levigata, quel che serve insomma. Mi piace tantissimo, tanto 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 tanto. Allora, poi l'ultimo prodotto per il corpo che vi voglio far vedere è questo latte dopo sole alla calendula di Fitocose, questo l'ho acquistato su Ecoverde. È da 150 ml e ho voluto prendere questo alla calendula perché a me piacciono molto i prodotti a base di calendula perché sono molto disarrossanti. E mi è piaciuto perché comunque sia ha una buona idratazione, è abbastanza denso, ma comunque sia non fa scia bianca, si assorbe subito e la pelle la sentite proprio subito lenita. Ecco qua, beh, ne ho messo forse un po' troppo, poi sotto c'era lo scrub. La profumazione sì, è di calendula, molto molto leggera, però mi è piaciuto tantissimo. L'ho utilizzato un paio di volte dopo che sono stata in piscina, però mi è piaciuto subito tanto tanto tanto, l'ho fatto provare anche a mio marito. È un ottimo prodotto, poi non rimane per niente untuoso, quindi non dà assolutamente fastidio. L'ultimo prodotto che vi voglio far vedere è il rossetto che sto indossando adesso, che è di Neve Cosmetics, il Blueberry Pancake, questo qui che sto adorando, a me ragazze queste tonalità sul viola, sul malva, così mi piacciono tantissimo, infatti mi era già incuriosito quando c'era stata l'uscita di questi nuovi dessert à lèvres di Neve Cosmetics e appena ho potuto insomma ho acquistato il rossetto e da quando l'ho acquistato lo sto utilizzando tutti i giorni perché lo adoro. Vado a contornare il contorno labbra perché io sono un po' fissata, devo sempre contornare il contorno labbra con una matita, con la matita Pitaia, sempre di Neve Cosmetics, questa era uscita l'anno scorso, il periodo estivo mi sembra, che più o meno come tonalità ci siamo, quindi per definire magari eventuali sbavature vado a sistemare il tutto con la matita Pitaia. Bene ragazzi, questi erano i miei top, quasi totalmente top e un flop del periodo. Ditemi voi se conoscete questi prodotti, come vi trovate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!